Lo so che per te il tantrismo è solo una questione di sesso. No, no, so benissimo che loro attraverso il tantrismo, ecco, e possono arrivare anche a conoscere l'assoluto. Sai per esempio cos'è per noi l'orgasmo? No, per voi non lo so. È come uno stato di shock che ti libera tutte le energie nascoste. E più ti liberi, più diventi sfrenato. Ma dove mi porti? Che bello. Ti piace? Io amo molto le cicogne. Ma adesso che ho abortito, devono essere molto arrabbiate con me. Penseranno che le ho tradite. Ma anche alle cicogne può capitare di far cadere un bambino dal becco, no? Tu dici questo perché sei gentile. No. Sono convintissimo. Senta, ma il discepolo del guru, il suo iniziatore, che fine ha fatto? Sparito. Per lui rappresentava un'umiliazione. Guarda, sta sorgendo il sole. È l'estasi. Tu mi commuovi! Tu sei il sole! Tu sei Dio! Sei Dio! Dei cappuccini e dei cornetti qua intorno. Hai assaggiato il mio sangue? Sì, ha un sapore dolcissimo. Cazzo, allora è vero che c'è il diabete? Ma no, ha un bellissimo colore rosso vivo. È una vampira. Oh! Questo lo prendo tutto io! Tutto io lo compro! Cucina afrodisia, 27.000 lire. Tagliatelle al tartufo. Lessare le tagliatelle in abbondanza. Una pasta afrodisia, che a me la pasta mi rimane tutta qui. Mi meraviglio molto, hai bisogno dei cibi afrodisiaci. Sainanda riusciva a stare 30 giorni senza mangiare ed era un dio. Francesca, scusa, avrei bisogno di un po' di informazioni dal signore, mi permetti? Scusami, eh. Scusi, il rosbif, dove lo potremmo individuare? Questa parte qui. Questa? Sì. Esatto. E sotto c'è il filetto? E sotto c'è il filetto. Che si divide, se non sbaglio, in... tra testa, coda e... Punta. Brava. E il scamone, magatello, dove... La parte inferiore. Sempre scamone, più magatello, lì. Vabbè, poi... Ti amo, grazie, ti amo. La spalla è questa. Io sono Francesca. Ma in India, Francesca, la vacca è la madre di tutto. Panta. Perché mensa lavorate? Nessuna mensa. C'è una cassa speciale per i gruppi lì giù. No, ma noi non siamo un gruppo, noi ci rifugiamo, mangiamo e scopiamo. Beati voi.